Per quanto riguarda invece il rapporto dell'adolescente con un pensiero più pragmatico, con un pensiero meno legato alla duplicazione, più legato al concreto di quello che accade, al materialismo, ma non soltanto al materialismo, perché Aristotele non può essere sicuramente definito un materialista, però partiamo proprio da Aristotele che non indica il cielo, ma indica la terra, come a dire, non cercare al di là delle stelle. E basta, ma cerca qui cosa ti può far star bene, cerca di capire come funziona, cerca di giustificare la realtà, non di modificarla attraverso un principio di pensiero idealistico alto che poi si perderà per forza, perché le idee platoniche sono un'inutile moltiplicazione. Scusate, mi sono intortato nel parlare. Oltre ad Aristotele, ovviamente un pensiero concreto è un pensiero che troviamo in San Tommaso che ci spinge a credere in Dio perché è dimostrabile attraverso dei principi concreti, pratici, chiari, che sono cinque dimostrazioni. Questo tipo di pensiero è molto affascinante per un giovane perché è alla ricerca della verità e l'idea che la verità sia possibile nella sfera del concreto e non soltanto una dimensione ideale, anche una sfera di concreto religioso come San Tommaso, è molto rassicurante. Pomponazzi, che nel Rinascimento invece fa un attacco alla Chiesa utilizzando gli elementi concreti e i precetti della Chiesa stessa per dimostrare l'immortalità dell'anima è una follia perché è una cosa di per sé indimostrabile in quanto non concreta. E quindi, come già prima di lui, Epicuro, Democrito, anche in qualche modo Anassagora, ha aperto la strada a un'ipotesi materialistica. Un'ipotesi materialistica che ovviamente si sviluppa con Feuerbach quando ci dice che Hegel ha invertito soggetto e predicato, l'uomo non ha un corpo perché pensa di averlo, ma ha un corpo, ha un pensiero perché ha un corpo e quindi è dal corpo che si deve partire. Questo porta proprio a quel fascino mitico di Marx, che poi è riuscito a fare l'operazione mitologica di mitizzare la figura del proletario, che la realtà che abbiamo, è bene che filosofi come Aristotele, Feuerbach ce l'abbiano dimostrata come una realtà concreta, ma non per questo sempre uguale a se stessa. E la trasformazione non è una trasformazione che deriva da una provvidenza storica, ma è l'uomo che può cambiare le cose. Questo slancio di ribellione, questo slancio di possibilità di diventare protagonisti del mondo e creare un mondo più giusto, ovviamente nell'età adolescenziale genera un interesse enorme, una possibilità enorme che va subito a d'aprire un dibattito, perché poi vuol dire anche perdere posizioni consolidate per il giovane che appartiene a una classe sociale alta e che quindi in questa corsa all'uguaglianza potrebbe eventualmente rimetterci. E a tentare una sintesi tra idealismo e in qualche modo materialismo sarà la scuola di Francoforte, che prende proprio l'idea dell'uguaglianza hegeliana, dell'uguaglianza marxista, scusate, unendola all'importanza della cultura e quindi non soltanto del processo economico, tipica di Hegel, e dicendoci che lo schiacciamento dell'individuo non deriva dalla proprietà, non deriva esclusivamente dalla forza economica, ma dalla forza del discorso pubblico, cioè far diventare interessante ciò che il sistema vuole che sia interessante. Oggi è molto più interessante sentì parlare di calcio che di filosofia perché il discorso pubblico vuole questo, quindi per un giovane lì diventa veramente un punto di interesse forte, anche una possibilità di unire due sensibilità diverse che all'interno del giovane ci sono, cioè uno spirito più pragmatico e materialistico e uno spirito più idealistico e legato a una tendenza a ricerca di perfezione che si collega alla duplicazione dei mondi.